Buonasera. Avete concluso un accordo? Domenica prossima è stato convocato, o meglio, sarà convocato nelle prossime ore l'incontro che pensiamo sarà l'incontro finale, e quindi l'appuntamento per tutti voi e anche per tutti noi è quello di impiegare queste ore per arrivare, io spero, definitivamente a chiudere l'accordo entro domenica. Presidente, come è stato accolto Tsipras? Io ripeto quello che ho detto prima, anche se vi sembrerò dopo qualche ora forse un po' ripetitivo. Da un lato c'è una questione emergenza Grecia, è quella che tutti voi conoscete, che tutti noi conosciamo, ed è una emergenza greca che ha necessità di trovare dei punti di accordo politici ma anche tecnici. Ci ha lavorato oggi l'Eurogruppo, ci lavorerà nelle prossime ore la struttura dei primi ministri, il Consiglio, l'Eurosummit, e vediamo se domenica questa tematica sarà una volta per tutte affrontata e risolta. Siamo sostanzialmente su una linea di discussione che è abbastanza simile a quella di prima. Naturalmente ciascuno farà le proprie valutazioni. Poi c'è un tema grande, complicato, difficile, che per me continua a essere la priorità. Evidentemente non lo è per tutti, perché vedo giustamente, comprensibilmente, paginate intere sulla Grecia, ma il vero problema è che tipo di Europa costruiamo. Se è l'Europa della crescita, della ricerca, della cultura, oppure se è soltanto l'Europa di regolamenti e burocrazie. Questo è il vero argomento di discussione. Su questo argomento io vorrei che ci potessimo confrontare. Lo abbiamo detto stasera, lo ridiremo domenica, lo diremo nei prossimi summit. Il punto centrale è che l'Europa ha bisogno di tornare ad essere una casa di valori, non soltanto di cifre. E i valori non sono necessariamente soltanto i parametri, ma sono le scelte strategiche che deve fare il nostro continente. Questo è il punto chiave, lo diciamo noi come italiani da oltre un anno, dal nostro semestre, la crescita. L'Europa dei valori vale per l'immigrazione, vi raccontavo oggi del CERN, vi potrei parlare di dozzine di altre questioni che peraltro forse conoscete, anzi sicuramente meglio di me. Il punto chiave è che questa è la priorità vera della discussione. Naturalmente ora c'è l'emergenza greca, va affrontata l'emergenza greca, va risolta l'emergenza greca, domenica facciamo un'altra riunione, spero, penso e credo che sarà quella decisiva, e poi vedremo. La palla ovviamente è nel campo del governo greco, che dovrà presentare delle proposte, e nel momento in cui queste proposte saranno considerate accettabili da tutti gli altri paesi, la partita si chiuderà domenica in modo positivo. Last in Italian and then sono cambiati gli atteggiamenti e il debito. Rispetto agli atteggiamenti, io credo che ci sia stato da parte di alcuni colleghi un irrigidimento, perché è naturale che questi colleghi siano perplessi dal fatto che 3 milioni di greci possano decidere per 300 milioni di europei. Quindi alcuni paesi sono stati molto più rigidi della volta scorsa. Contestualmente io credo che la discussione di merito sarà, penso e credo, più o meno sugli stessi punti dell'altra volta, e non mi pare che ci sia lo spazio per discutere in modo strategico di debito, vedendo quello che ho sentito. La vera questione è riuscire a dare alla Grecia la possibilità di continuare a ricevere aiuti, perché la Grecia riceve aiuti da molto tempo, e contemporaneamente di essere messa in condizioni di ripartire, perché le immagini del pensionato fuori dalla banca greca o di persone in fila in coda al bancomat per 20, 40, 60 euro ovviamente non sono belle per nessuno. Detto questo, il problema è che non mi pare che il clima sia migliorato dopo il referendum. Il punto chiave è far prevalere da parte di tutti un principio di buon senso
ma il buon senso innanzitutto deve oggi partire dalla proposta greca, e io credo che il primo ministro Tsipras ha tutto l'interesse a fare una proposta di buon senso. Ripeto, da qui a domenica si vede e si discute, ma anche se domenica si trovasse un accordo, cosa che naturalmente tutti noi ci auguriamo, il problema dell'Europa, della crescita dell'Europa, della riorganizzazione dell'Europa rimane più forte di prima. E quindi la vera questione è che non pensate che se domenica le cose vanno bene allora game, set e match. Tutt'altro, esiste la necessità di ripartire con grande decisione e con grande convinzione su un modello di Europa diverso. Questa Europa così com'è non funziona, questo è il problema. Vado a fare le domande, una in English, one in English and one in French, and I go. Tonight the decision is that we wait until Sunday for the new proposal by the European to the European institution by the Greek government. I hope this could be the last meeting about Greece. I hope this could be the world end, and I hope could be an happy end. I think we have not only the emergency in Greece, we have a very incredible problem about Europe. This for me is priority. So now we must absolutely conclude the situation in Greece. But the real challenge for everyone is build a different idea of Europe. Because Europe needs an investment in growth, an investment in ideals, in values. And in this moment, this is a priority for us. So there are two questions. First is Greece priority, Greece emergency. Okay, it's important we wait for the proposal by Tsipras government. We wait until Sunday. Sunday we will have one more meeting of European Council 28 countries, not only 19 countries, and this is important. But for me, for Italian people, for Italian government, the priority is that invest in a different vision of Europe, invest in a different idea of Europe, in an Europe focused on growth and not only on austerity, okay, and not only about Greece, how can, because how Greece... How can you solve the problem of Europe if you can't solve the problem of Greece? I think there are obviously a link between the two problems, but personally I believe the problem of Greece is clearly important for everyone, for both, for you and us. The real problem in this moment is the lack of a vision for the next generations. So the resolution of problem in Greece could be possible Sunday. I think we can achieve an agreement. So I'm not pessimistic about it. But the real problem for me is also if we achieve a solution for Greece, if we don't invest in a different approach in the every field. Because you remember last time migration problem, because you know the questions about culture, university, about values, about ideals. If we don't invest in this different idea of Europe, you can solve the problem of Greece, but you cannot solve the problem of Europe. So we try to solve the first problem, but I believe the real problem is the second. And now I finish the word in English. So thank you so much. Have you got good night, noi ci vediamo domani come al solito in Italia. Buonanotte e buon rientro a tutti, grazie.